Questa è la nuova Nikon di 3100 e questo è uno dei primi apparecchi giunti in Italia. Noi nei giorni passati abbiamo sottoposto questo apparecchio a un test sul campo come nostra abitudine. Un vero test, non una semplice presentazione dell'apparecchio, magari neanche funzionante. Questo test ha prodotto dei file, i file che vedrete tra poco, file che sono disponibili come sempre per tutti. Basta richiederli all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Precede il test sul campo una approfondita disamina dei punti principali e più importanti di questo nuovo apparecchio, disamina fatta da Luca Conforti di Nital. Nikon e Nital sono liete di accogliere nella loro famiglia una nuova fotocamera reflex digitale entry level, la nuova Nikon D3100, nata sul successo della precedente Nikon D3000. La D3100 è adatta ad un pubblico davvero variegato, ma soprattutto ai principianti e davvero di qualsiasi età, per lo più che non vogliono necessariamente preoccuparsi delle impostazioni di ripresa, ma vogliono utilizzare la macchina nella maniera più semplice possibile e scattare comunque delle foto davvero sorprendenti. Tra le caratteristiche principali della fotocamera troviamo una risoluzione da 14 megapixel, una sensibilità ISO che va da 100 a 3200, che è estendibile addirittura a 6400 e a 12800 ISO, un sensore AF per una precisa messa a fuoco a 11 punti, il sofisticato sistema di picture control che ci garantisce appunto di gestire e scegliere l'estetica delle nostre immagini in fase di elaborazione e prima dello scatto, e una vastissima compatibilità ovviamente con tutto il sistema ottiche Nikkor AFS. La caratteristica sicuramente più importante da sottolineare sulla D3100 è l'implementazione per la prima volta da parte di Nikon e su una fotocamera di questa fascia della funzione Full HD Movie, grazie al quale appunto possiamo effettuare riprese in Full HD a risoluzione di 1920x1080 pixel. I video sono eseguibili premendo l'apposito tasto REC che troviamo sul dorso della fotocamera. L'enorme flusso di dati raccolti dal sensore sono gestibili in maniera eccezionale grazie al nuovo circuito di elaborazione immagine che è il XSPID 2. Grazie all'XP2 appunto possiamo effettuare on camera anche delle altre operazioni, oltre al ritocco che ci consente di applicare le nostre immagini fino a 16 effetti grafici diversi, possiamo addirittura eseguire dell'editing video direttamente on camera, quindi possiamo da un filmato acquisito possiamo sceglierne una sequenza, salvarne solo una parte o eliminarne alcuni frame e addirittura estrapolare una singola immagine dalla sequenza video per salvarla come immagine fissa. Un'altra nuova implementazione su questa fotocamera è la possibilità appunto di poter effettuare riprese video con l'autofocus continuo, quindi la fotocamera è in grado di mettere a fuoco continuamente con qualsiasi cambio di inquadratura e mantenere il soggetto a fuoco durante la ripresa video. Un'altra caratteristica da sottolineare che ovviamente strizza l'occhio a tutti i fotografi che si avvicinano per la prima volta al mondo della fotografia reflex è il nuovo modo di scatto guida, grazie al quale appunto selezionando il modo di scatto guida abbiamo la possibilità di essere appunto guidati passo passo attraverso le singole fasi di scatto o di visualizzazione o di impostazione della fotocamera. Quindi il modo di scatto guida ci consente di scegliere quale tipo di fotografia vogliamo utilizzare e ottenere direttamente on camera, senza l'utilizzo del manuale di istruzioni, quali sono gli accorgimenti per poter ottenere la miglior foto in quella situazione. La D3100 è dunque adatta ad un pubblico davvero variegato e offre performance evolute con la possibilità di poter utilizzare tutto il parco ottiche Nikkor AFS, oltre che tutti gli accessori disponibili a catalogo.
Sony ha annunciato due nuove fotocamere che ripropongono la tecnologia che Canon usò negli anni 60 con la sua Pellix. Le due nuove Alpha A33 e A55, al posto del tradizionale specchio reflex ribaltabile, hanno uno specchio fisso. Questo specchio, che non serve per la visione che avviene sul mirino elettronico, dovrebbe favorire la messa a fuoco con il sistema contrasto di fase. A suo tempo le Pellix non ebbero successo perché sul specchio si depositava della polvere che diminuiva l'incisione dell'immagine e assorbiva molta luce. Le Sony avranno questo problema? Non lo sappiamo, quando le avremo in mano potremo verificarlo.